Allora, innanzitutto l'accoglienza ai profughi sta sollevando una grande discussione in Veneto e anche qui a Treviso. Ma la Lega chiede la sospensione immediata di un'operazione demenziale che costa agli italiani 300.000 euro al giorno per aiutare gli scafisti a portare i clandestini in Italia. Quindi i sindaci della Lega dicono no grazie, il Veneto, la Lombardia e il Piemonte hanno già accolto abbastanza, quei soldi spendiamolo per gli italiani che hanno bisogno o piuttosto per fare opere pubbliche in Africa per evitare che questa gente parta. Senta, le amministrative di fine maggio, la Lega naturalmente tenterà di mantenere molti comuni qui nel Trevigiano, ma c'è il rischio questa volta probabilmente di perdere alcuni centri. No, noi ne vogliamo vincere di nuovi. L'aria è buona, i sondaggi sono buoni, la gente fa la fila ai gazebo per firmare i nostri referendum, per cancellare la legge Fornero ad esempio, la battaglia contro l'euro è una battaglia che sta sfondando in tantissime fasce sociali e quindi voglio essere ottimista e fiducioso fino in fondo, secondo me non solo non ne perderemo ma ne guadagneremo qualcuno. Ecco, perché i cittadini dovrebbero votarvi anche questa volta nel Trevigiano? Ma io oggi ho girato 5 comuni del Trevigiano dove i sindaci hanno fatto i sottopassi, le rotonde, le scuole, le case di riposo, le piscine, quindi se un sindaco fa, quella non è politica, quella è buona amministrazione, quindi lascio giudicare i trevigiani se sono stati buoni sindaci o meno, e laddove siamo opposizione abbiamo idee nuove, spesso e volentieri la sinistra parla tanto ma fa poco, quindi no, non vengo io a spiegare ai trevigiani per chi e perché devono votare, hanno loro la maturità per decidere se il loro comune è ben amministrato o meno. Pensa che l'effetto Manildo possa influire anche sulla provincia? Sì, in senso positivo per la Lega e negativo per la sinistra, perché penso che un anno di cura di sinistra a Treviso abbia l'effetto di Pisapia a Milano, ovvero sia la gente si pente di aver votato a sinistra e torna a votare Lega. Indipendentisti, ci sono stati due arresti anche nel Trevigiano, tra cui Franco Rocchetta. Follia, sono andato in carcere a Verona questa settimana a incontrare 4 pericolosi terroristi, fra cui una nonna di 67 anni, quindi uno Stato che mette in galera gente che sogna l'indipendenza e che non ha fatto del male a nessuno è uno Stato veramente ridicolo. Ecco, l'ultima scarcerata nostra di ieri ha detto la Lega sta cavalcando e non mi va questi nostri arresti. Noi cavalchiamo la libertà di pensiero e di parola, di chiunque, destra, sinistra, sopra, sotto. L'indipendenza fa sempre bene da qualunque parte arrivi e noi siamo stati sempre vicini a queste persone, leghisti e non leghisti. E quindi ci sono riconoscenti, tutti o quasi tutti, e questa per me è soddisfazione.